Euronics Stufano. Fino al 27 marzo. Sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi a fine agosto. De'Longhi friggitrice ad aria con tecnologia Rapid, 79 euro. I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics sconta tutto, persino l'IVA. Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. 50 anni di eccellenza nel guidare le tue scelte. Con un'ampia gamma di servizi di vendita, assistenza e noleggio. Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli in via Nuova Toscanella 25 e 75 o in via Chiatamone 25. Sul web www.gruppoautopapallo.it oppure seguici sui nostri canali social. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Tifosi Napoletani è presentato da Euronics, Gruppo Tufano. Collezione Regine. Gruppo Papallo. Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Lealtà, amore, passione, trasparenza e competenza.
Napoli mille volure, Napoli mille paure, cantava Pino Daniele, rindevi chi scura, Napoli Totò, o principe Arasata, lo stesso quartiere a dove io sono nata, Napoli mille lacrime, rinde sceneggiata, a dove Mario Merle per noi era nupata, Napoli visionaria, rinde film sorrentina, che parla di Maradona, vorrei Napoli e l'Argentina. Napoli è padre nostro, per noi era la maestra, gli orari non siamo stati pensieri, sulle gioie sventoli e bandiere, sotto l'azzurro e l'azzurro, addosso le case una città. Il coppo stadio, mani di mani, dei frati mia, ma innamoraia, la squadra mia, cattavantaia, la vita mia, pensando ai compagni, a porti in tuo cuore, perché in mese allora sentivo calore. Napoli è padre nostro, e noi era maestro, gli orari non siamo stati pensieri, sulle gioie sventoli e bandiere, sotto l'azzurro e l'azzurro. Buonasera, un abbraccio affettuoso ad Erika che è ammalata e per l'occasione ripresento io. Passiamo subito agli ospiti. Per la musica ci sarà il grande Gino Da Vinci, figlio del grande Mario, fratello di Salvo. Passo subito agli ospiti. L'ex addetto stampa della Società Sportiva Calcio Napoli, Massimo Sparnelli. Buonasera Massimo. Buonasera Gennaro, buonasera a tutti. L'imprenditore ex presidente della Cavese Salvatore Manna, buonasera. Buonasera, buonasera. Debuttò con il Napoli di Maradona, ma poi la sua fortuna è passata tutto attraverso la Calabria. Ugo Napolitano, buonasera. Buonasera. Il mister dei record, Rosario Rivellino, buonasera, buonasera mister. Buonasera. Il campione d'Italia, Ciro Muro. Buonasera. Il campione del mondo, Franco Selvaggi, buonasera, buonasera mister. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato come sempre il nostro invito. Un abbraccio forte ad Erika e passiamo subito dal Napoli al calcio giocato. Massimo, un grande Napoli alla fine possiamo dire, anche se poteva fare di più secondo il mio modesto parere, rispettando Calzone che per me si sta dimostrando un bravissimo allenatore. No, il mister non era facile Gennaro, diciamo, dopo due soneri di due allenatori, il terzo non è che ha il compito facile, penso che ha il compito più difficile, quindi dobbiamo dire grazie a Ciccio Calzona perché ha riportato soprattutto entusiasmo nella squadra, che forse quello che mancava dopo Garcia e Mazzarri, e ha portato, sta cercando di portare anche un gioco, però naturalmente Napoli ha dei problemi, l'abbiamo visto tutti, ha dei problemi difensivi, nella fase difensiva ancora purtroppo paghiamo le conseguenze di una mancanza di un centrale difensivo e credo che comunque sono ne parliamo dopo, sì. Tanto affronteremo il dibattito, adesso voglio ascoltare Franco. Tu dicessi che questo Napoli lo vedevi ancora nettamente favorito in Champions. Ma nettamente no, insomma, però c'è ancora, è lungo ancora il campionato. Un punto d'oro però, Hassan, contro la tua Inter, un punto d'oro. Ci hai giocato anche, no, con l'Inter? Sì, io giocai un Inter-Napoli, segnò Maradona, caso sta, facemmo 1-1. Ma per quanto riguarda la partita con l'Inter, ho rivisto un Napoli, come dire, vecchia maniera, non proprio... Però secondo me poi mi hanno detto che Osimhen non era un problema tattico ma soprattutto è tecnico ma soprattutto perché aveva dei problemi fisici credo, perché io Osimhen lo vorrei vedere sempre in campo. Secondo me Napoli non può rinunciare a due fenomeni che sono Kvaratskhelia e poi ne parliamo di questo dopo Osimhen. Ciro,
verità, Geno, ho visto un buon secondo tempo del Napoli. Il primo tempo un po', no, paura, però ho visto un bellissimo secondo tempo. Esatto. Secondo tempo poi con l'entrata anche di Caiustè ha fatto molto bene pure, voglio dire. Io sono fiducioso. In tanti lo criticavano sia Caiustè che anche Meret, che tra l'altro è stato il migliore in campo, no? In questo punto d'oro credo che siano stati determinati, ma lo stesso Moyesus, che aveva disputato tantissime partite sbagliate, è stato tra i migliori in campo. Ma infatti si è visto un secondo tempo diverso da quello del primo tempo, Gennaro. I ragazzi ce l'hanno messo tutto, non volevano perdere. Questa è anche una dimostrazione importante, andare a San Siro e a pareggiare in questo momento è un punto d'oro. Sarà un caso, ma il Napoli ha segnato quando c'era Simeone. Poi vi faccio notare che nell'azione del gol Simeone non era tra i primi cinque giocatori sotto la porta. Vuol dire che si è tirato fuori qualche difensore, o sbaglio? Mi chiedeva a lui perché si è andato fuori alla di rigore. Non lo so. Però guarda caso si sono trovati più giocatori. Vabbè, adesso non esageriamo, dai. Sia stata una volontà predestinata poi al gol. Vabbè, però sarà un caso, però se è stato fatto è una bella cosa. No, so la stima che hai verso il calciatore, però insomma mi sembra. Tu pensi che perché è andato fuori allora? Uno che vuole fare gol, tu sei un attaccante. Aspetta, voglio capire, e poi vengo da di Rosario perché mi dici l'attaccante a meno di cose particolari deve stare in aria, no? Quindi lo posso capire, no? Come no? Tu probabilmente c'hai il lasso nella manica, io invece ho fatto la mia chiave di lettura è diversa. Però voglio dire, può essere anche, ma mi sembra un po' strano. Rosario, ma voglio sentire. C'è un motivo per andare fuori. Quello di sul primo rinvio tu puoi calciare a volo e direttamente in porta. Io discutevo sempre, dicevo che non mandava che Zielinski andava a battere i calci d'angolo, perché lui era uno dei pochi che sa calciare a volo da fuori area di rigore. E quindi metterlo a calciare l'angolo era un errore, secondo me. Con te voglio usare di più, perché sei un tecnico, voglio andare come Franco Servati. Ma questa partita si poteva anche vincere, secondo me. Si poteva vincere perché il Napoli non è che ha giocato male, il Napoli ha giocato abbastanza bene. Teniamo presente che la prestazione del Napoli l'ha fatto contro una squadra che veramente è forte, perché lasciamo stare tutto il tifo, le antipatie e cose, però l'Inter è una squadra che prima di tutto corrono tutte 11 e si muovono sincronizzate tutte 11. Quando c'è un minimo di spazio c'è sempre uno che si inserisce e ti dà fastidio. Quindi noi abbiamo preso un punto d'oro contro una squadra veramente forte. Con un po' di coraggio in più si poteva anche vincere questa gara. Ma non è il coraggio, è il coraggio, questi ce l'hanno avuto il coraggio. Però giocavi contro avversari che erano forti. Però secondo me, Rosario, non voglio essere polemico perché ho una stima immensa per Calzone. Secondo me il Napoli non ha avuto coraggio, perché per la decima volta, no, probabilmente di più. Scusa, ti faccio la domanda. Probabilmente il Napoli gioca con Raspadori prima punta, che abbiamo visto che è un compito che non sa fare come prima punta da solo la dama. Per cui io credo che il Napoli poteva anche vincere giocandola diversamente, anche perché poi, come diceva Ciro, quando è entrato Caiustè, che ha dato una mano al centrocampo, e lo stesso Simeone, che ha fatto un colpo di testa che se lo prendeva meglio poteva fare gol, mentre in una partita intera Raspadori non l'ho proprio visto come prima punta. Come giocatore non l'ho discusso, per me è un giocatore fortissimo, però non lo vedo come prima. Invece quasi insiste, sono tre allenatori che scelgono tra Spadoni e non Simeone, che poi il campo dimostra diversamente. Questo è il mio parere. Ma quando tu dici avere più coraggio vuoi intendere l'allenatore a sì, giocare l'allenatore sì tipo... Io vabbè, non mi nascondo pure, mai lo ma sono pure io come non gli ho altri. Condiviso ho detto, ma io non lo vedo Raspadori centravanti, non può farlo. Io vorrei capirlo, perché questo Simeone ancora che è stato chiamato è in causa punta, e ha dato è sempre la vera punta. Qual dimostrazione è che è all'altezza. C'è qualche ordine dall'altro, non lo so. Questo più Spannelli, passiamo, fai prima il tuo concetto, poi dopo andiamo su Salvatore e su. Ma guarda, il primo tempo, pure come ha detto Ciro, l'Inter, caspita, ci ha tenuti là e hanno avuto tante occasioni. Però nel secondo tempo si sono soccalati pure, un po' loro. Però l'entrata con Caiustè Simeone hanno dato un ritmo in più alla squadra, prestavano bene co. Però ma quello che pure Mario lui, no? Quello che mi ha fatto impressione è stato Juan Jesus. Sì,
Sì, infatti, quello che avevamo detto prima. Alla fine ha ragione Calzone. Vado prima da Salvatore e poi faccio il giro di Salvatore, presidente. Sì, sì, Napoli ha fatto un'ottima gara, un buon punto, che prendere un punto a Milano di questi periodi contro un Inter stratosferica è una cosa importante, diciamo. È che questo Bologna sta facendo sempre punti, pure al 94esimo, 95esimo. Quindi diciamo il Napoli si sta riprendendo bene, ovviamente i punti sono tanti. E la Roma sta facendo bene, il Bologna sta facendo bene. Il campionato però è ancora lungo. Calzone ha dato un'anima a questa squadra. Sì, sì, sicuramente. Sta dando un ordine, sta dando un'anima, sta dando un concetto, insomma, di gioco, di squadra. Quindi, ripeto, stiamo facendo la corsa perché ovviamente stiamo molto in ritardo. Ci auguriamo con questi scontri diretti che avremo in casa e che cederanno qualcosa, sperare si può ancora. Massimo, il riscatto di Meret. Guarda, Gennaro, lo dicevo pure prima, in effetti io, sai che ho avuto sempre dei dubbi su questo portiere, però dobbiamo dire che... Appena lo fanno giocare 3-4 partite... No, ha dimostrato di avere grande bravura, ma soprattutto una grande personalità, perché tutti gli allenatori, incominciando da Gattuso, Ancelotti, Spalletti, non è che l'hanno sempre visto il buon occhio, diciamo, a Meret. Quest'anno sia Garcia che Mazzarri che Calzona gli hanno dato fiducia e si vede con i risultati in campo. Ma pure Spalletti Spalletti non sai che disse, fatto quasi sempre no, però Spalletti sai che le dichiarazioni di Spalletti disse: non mi vendete a Koulibaly o Ospina, se no mi leggo al centro di Castelvolturno. Ma pensi che Meret se lo porta ancora, sì, in nazionale, ragazzi? Sì, sì, però probabilmente farà giocare, si diceva che probabilmente farà giocare a Vicario e non a Meret. Cioè, Spalletti, vedi, anche Politano, secondo me, il fatto che Tu sei legato a Spalletti, no, io, ce l'hai legato al dito. Io ce l'ho legato al dito perché anche la dichiarazione che ha detto: ho trovato il telefonino spento di Juan Jesus, signor Vicario, non si può sentire. Cioè, veramente, cioè tu. Vabbè, dopo parliamo di questo. Però, quindi dobbiamo non mi fa parlare di Spalletti. Anche non bene, mi fa parlare di Spalletti. Perché abbiamo due cose importanti. Sì, 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 ma non parliamo di Spalletti. La guerra degli arbitri interna. Ah, come no, quella è importantissima. Che fanno scoppiare l'Italia, sì, per cui tra un po' ne parleremo. Calzone ha ridato un'anima al Napoli, come dicevo, però io sono sempre convinto, Massimo, probabilmente... No, anche io la penso come te, perché secondo l'idea mia, fa giocare anche gli ultimi due minuti, non mettere subito Simeone, fa giocare gli ultimi due minuti Lidström e Ngong, cioè, secondo me, quando l'Inter si vedeva tutti... Ha dato un'anima, però secondo me in questo non ha ancora raggiunto proprio il livello di capire che la sua squadra deve giocare un certo modo, è vero tutto quello che hanno detto naturalmente i grandi mister, proprio Salvatore che è stato un grande presidente, però io dico l'Inter a un certo punto, gli ultimi 15 minuti era ferma, cioè era ferma sulle gambe, cioè, io la penso con Gennaro, perché un punto è importante. Se l'avesse segnato prima, secondo me l'avrebbe anche potuto vincere. Potevamo sfruttare pure la punizione Politano bene, sì, che era messo bene là. Ma secondo me, io insisto, Calzone se avesse schierato la squadra, perché voi dite abbiamo pareggiato a Milano un grande punto, io sono sempre convinto che il livello è quello tra Napoli e l'Inter, perché a noi è successo di tutto con il presidente, anche perché la qualificazione per me noi l'abbiamo persa, come ne parlavo prima col mio amico del Prete, che faccio i complimenti per quei cani bellissimi tutti del Napoli di Maradona, ne parlavo prima, per me quando ha spinto il cameraman lì il Napoli si è giocato la qualificazione, ti sei messo definitivamente contro l'Europa, secondo me, il mio parere, come pure io ritengo che Calzone poteva fare ancora meglio, per me è un grande allenatore, però ragionando con la sua testa e giostrando il Napoli a modo suo, per me sarà ancora un Napoli migliore, perché io credo che qualcuno spinge ancora. Gennaro, ma come fai tu a allenare? Ogni tre giorni devono giocare, come fai a preparare una partita? Ma c'è tutto l'allenamento, sembra che quasi il bello che siamo usciti meno dalla male. Champions dicendo che io non sono d'accordo, però Massimo, ma non è che siamo usciti dalla Champions contro una squadra qualsiasi, siamo usciti col Barcellona. Dire sempre dovevamo vincere a Barcellona, non è mica facile. Può essere, sono stati eliminati dal Barcellona, sono stati eliminati tante volte la Juventus, o Milan, l'Inter. Ma come no, mister? Ma ci mancherebbe, Barcellona è una grande squadra, ma è una grande squadra, se non è quella di ieri, però probabilmente sarà quella di domani con i giovani che sta cercando di farli giocare già 17 a 16 anni. Però io sono sempre convinto di una cosa: il Napoli a livello di queste squadre, e non è la squadra che è stata bocciata, che per me il Napoli ha ancora 8, 9, 11 all'altezza per riniziare quel ciclo che è sospeso,
Perché non credi che due giocatori hanno cambiato 20 punti di differenza e 23 a 30 a favore dell'Inter, 50 punti Napoli, Napoli non può permettersi di buttare. Non so se siete d'accordo. No, è vero. Ci sono stati proprio i problemi. No, ma troppi. E io dico che Calzone probabilmente si porta ancora dietro tutti questi problemi, perché per me è più forte di quello che sta dimostrando il mister. Però è giusto che noi lo mettiamo in evidenza, che noi non ammalliamo nessuno. Il mio presidente sono i giocatori e ne ha qualcun altro. Noi diciamo quello che pensiamo, a tifosi napoletani non siamo come gli altri. Come presidente ci hanno mangiato una mamma, niente, pulimetro l'accredito, non vogliamo niente. Però in questa trasmissione io dico sempre quello che sento e quello che penso. Credo che sia nell'interesse della tifoseria, del Napoli stesso e dei calciatori, perché è bello quando si dicono certe cose. Chi nasconde per me non fa il bene del Napoli. Penalizzato ancora una volta dall'albergaggio. Sicuramente, ma non ne parliamo tra un attimo. Fanno la caccia all'uomo. Massimo, cioè, Massimo, fanno la caccia all'uomo. Parliamo tra un attimo perché facciamo vedere che cosa è successo. Sì. Comunque, facciamo una cosa: sentiamoci l'ultimo commento per chiudere Napoli-Inter, Inter-Napoli, e poi andiamo sugli arbitraggi, su Juan Jesus e tante altre cose. E soprattutto continuiamo con. Iniziamo già il discorso Napoli-Atalanta, perché c'è un gioco in Champions che è importante ancora per il Napoli. Che se no siamo fuori da tutto, però io dico ancora che comunque possiamo riniziare un ciclo con i giocatori che abbiamo a disposizione, sperando che il presidente non faccia il fenomeno e non vuole fare anche il tecnico, perché negli ultimi tempi fa il guardiano anche dietro le interviste, no Massimo? Si mette dietro le interviste e si mette a guardare. Però io ce ne voglio dire che dopo quell'episodio, se vedi, ormai non sta parlando più, lui si è reso conto che ha sbagliato di grosso. E quindi vedi, stiamo in silenzio dopo quell'episodio che ha spinto il cameraman, non sta parlando. Ragazzi, però vi faccio fare una riflessione: il presidente ha sbagliato, no? E sono d'accordo, è uno che sbaglia negli ultimi tempi più di tutti. Intanto colgo l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia di Gioe, sì, alla Viola, a tutta la dirigenza, ai calciatori per la scomparsa. Diciamo un bel applauso alla famiglia con le condoglianze. Barone. Barone. Famiglia Barone. Gian Barone. Ho chiamato Gioco, senza amico, ma è un amico lo tuo, Giambaro. Come? Lo conosco. Non è un amico mio, lo posso chiamare anche Gioco. Se a te ti chiamo Rosario succede qualcosa. Sì, ma Gioco poi non si capisce chi è Gioco, capito? Si capisce, di... Se parliamo della Fiorentina in Bortuno solo e poi torniamo a 10 anni fa, Barone. Parliamo di Astor. Probabilmente non hai capito, mi dispiace. Vabbè, la prossima volta ti dico nome e cognome, va bene. Allora, dicevamo, mi ha fatto perdere il film, lo riprendo e... Ti partiamo ancora, Franco. Ma io volevo dire che l'Inter negli ultime 3-4 partite c'ha sempre un calo al secondo tempo. Secondo me è dovuto anche a molti cambi che fa, perché quando si cambia molto, secondo me si perde un po', no? L'assetto della squadra. Quindi credo che il Napoli sia, come dire, nel secondo tempo ha fatto un secondo tempo eccellente, ma teniamo conto che l'Inter da un po' di tempo... Ci stai togliendo i meriti però del secondo tempo bello del Napoli. No, no, così, sto dicendo quello che penso. Ma ci stai togliendo i meriti, io credo che sia stato il Napoli. Ho detto che ha fatto un eccellente secondo tempo, però ho dovuto anche se non sbaglio, alla stanchezza anche mentale dell'Inter, perché... No, io penso questo, perché non è la... essere anche forte per affrontare. Sì, ma io dico, non voglio parlare adesso del secondo tempo del Napoli, ma anche all'Inter sta succedendo da qualche... sia con l'Atletico Madrid che con l'Atalanta, insomma, quando fa tanti cambi soffre un po', secondo te. Questo io credo che il Napoli ha l'altezza di confrontarsi. Anche perché venivano da due sconfitte tutte e due, no? Dalla Champions, voglio dire, alla fine anche una grande delusione, cioè, no, hanno speso anche tanta energia, però il Napoli ha dimostrato che il secondo tempo forse era più brillante. Ma perché non diciamo che i cambi del Napoli sono avvenuti troppo tardi, forse che invece di dire l'Inter ha fatto i cambi e forse probabilmente avrebbe dovuto fare meglio. Il Napoli li ha fatti in ritardo, vedendo anche per come hanno giocato quelli che sono entrati, poi subentrati. C'è la dimostrazione che il Napoli, quelli che hanno poi giocato dopo, hanno dato di vitalità agli azzurri, no? Come no? Siamo d'accordo in questo? Il Napoli secondo tempo giocava tranquillo, non avevano problemi né mentali né cose, erano convinti che potevano anche vincere, hanno giocato come contro una squadra qualsiasi, non è che avevano paura dell'Inter e stavano lì, hanno giocato tranquilli. Ugo, hai visto quando è entrato Caiustè, Anguissa era un altro calciatore,
perché era supportata, erano tre centrocampisti a lottare e non due solo Lobotka, chissà. Abbiamo visto un giocatore diverso che era andato in difficoltà forse in diverse occasioni della gara, però dopo si è ripreso ed è stato poi nel finale uno dei migliori, no? Ma infatti, ma quello che fa sempre impressione è Lobotka, lavora molto. Forse è entrato benissimo a pressare cose, ha recuperato un sacco di palle. È normale che poi fa benefici sia alla difesa che in mezzo a campo. Io guardavo questa foto, Gennaro. Sì. Guardate i sorrisi di tutti i giocatori che ha fatto gol con Jesus. Sì. Vuol dire che... Non si vedeva tanto... No, che ha fatto gol... No, ma vuol dire che è un giocatore che comunque loro considerano, no, per andarlo a abbracciare. Precedentemente la partita, sì. Vabbè, l'errore che ha fatto... No, l'errore che ha fatto... Però l'amico in difficoltà, quelle... La difficoltà è tutta, l'ha superata. Questo è un leader, no? Qua si vedono i leader. Non dà risposto. È preferibile un Napoli che gioca a te a centrocampo. Gennaro è stato preciso. È una vecchia idea di Garcia di fare il 4-3-2-1. Cioè, secondo te è meglio giocare anche a te a centrocampo con questi giocatori di Cagliostini? Io 4-3-1-2 dico io. Non tra voi, nel senso... Ma uno e tutti e due. Che cosa cambia di più? Però c'ha più forza Cagliostini, è più a livello difensivo, ma fa giocare meglio anche gli altri. Ma ci sono diverse, ma ci sono partite che tu giochi con le squadre in seconda fascia e puoi giocare anche contro Aurei, visto che poi si chiudono, no? Mettono il pullman davanti alla porta. Ma quando sono le grandi partite, tu devi mettere i tre centrocampisti. No, Salvatore, non so se sei d'accordo. Sì, sicuramente dà una forza maggiore. E voglio dire, si è vista la differenza, però poi dobbiamo sempre giocare in 11. E il problema delle sostituzioni mi sembra che l'abbiamo un po' avuto sempre quest'anno, di queste sostituzioni agli ultimi minuti, quindi vado un po' a memoria. Sono tutti gli allenatori. Mi ricordo anche Garcia, anche lo stesso Mazzarri. Secondo me c'è un po' di confusione, anche perché se consideriamo che ci sono 5 sostituzioni da fare, cioè farle agli ultimi minuti, mi sembra un po' sprecata. Ecco, c'è una possibilità di un turnover ogni domenica, perché con 5 sostituzioni è che una cosa, cosa mister, importante. Voglio sentirti, perché mi piace sapere che Salvatore ha detto una cosa importante. Ci sono 5 sostituzioni, c'è un pensiero diverso. Io Traoré, me lo ricordo, nel Sassuolo giocava a sinistra e giocava quasi sempre di punta, quindi non è che era un centrocampista. Che ha le attitudini anche per fare il centrocampista, detto, no? Ma lui era bravo a saltare l'uomo là sulla sinistra. Potrebbe fare il Zielinski della situazione, ma visto che in partite difficili come l'Inter ti trovi in difficoltà, mettendo un terzo centrocampista ti confronti con gli avversari meglio. Io sono d'accordo con Gennaro, perché al di là che comunque anche sa non è dell'anche sa dell'anno scorso, ma vedo molto critiche su questo giocatore. Ma il fatto che quando gioca Travi lui deve fare più una parte molto più difensiva, perché Travi non difende tanto rispetto a... Porta può... solo palla a terra, ma non va a pressare. Invece quindi... appena ha pressato Cagliostini è andato pure lui in... E ha giocato bene. Ma c'ha forza. Perciò giocando a tre, ma se tu metti, io per questo non... Metti tre centrocampisti che sono quelli, poi ci metti dentro Cravaschiere dietro le due punte, perché io dico... Il mister, voi mister, l'avete fatto questa storia, l'avete vissuto. Quando un giocatore vedete che è un giocatore, un supereroe, no? Come lo è, si può anche mettere da destra centrale, no? Perché sono quei giocatori di fantasia che possono fare qualsiasi cosa nel caso. Mettendolo dietro a Simone e Osimhen, come diceva anche Franco, lo vedi che il Napoli sarebbe una squadra ancora più importante, una squadra che si dovrebbero preoccupare gli altri a difendersi, perché anche questi tre, con l'aiuto dei tre centrocampisti, che poi sanno anche andare a fare gol i centrocampisti nostri, i due sarebbero Cagliostini, secondo me anche Anghissà, che l'ha dimostrato, forse lo bottano, però il Napoli, visto che va a attaccare anche con i difensori. Però Calzone sta provando con Kvaratskhelia a metterlo qualche volta, secondo tempo, a metterlo centrale nella zona centrale. No, se... però poi dopo lo ricambiano, non insistono, insomma. Tu con uno insisti. Ma perché no? Non vuole dare riferimento, secondo me. Per questo a volte lo porta a sinistra, poi centrale, perché quando tu prendi le misure, no, con un giocatore del genere, che loro quest'anno vanno 3-4, gli infortuni più gravi li hanno fatti su Kvaratskhelia, che è tartassato e gli arbitri permettono, o sbaglio, questo è permesso molto. Io voglio fare ma anche loro che hanno giocato ai livelli, diciamo così, altissimi, ma fammi entrare un giocatore agli ultimi due minuti, cioè se mister Servale, se ti facevano entrare a te gli ultimi due minuti, no, che pensavi tu? Che pensavi tu? Cioè, come giocatore, proprio che ti senti? Come ti senti? Stai facendo perdere tempo.
d'accordo con te, è assurdo che uno faccia, a meno che non si è fatto male, giusto per giocare un però. No, ma Salvatore ha detto una bella cosa, prima Franco, agganciando a quello che tu rispondi. Ha detto ci sono 5 cambi, cioè è come avere una possibilità e non sfruttarle questi 5 cambi. Cioè, qua si parla di turnover. Ma 5 cambi è un'altra squadra, mister. No, bravo, ma qua abbiamo la possibilità ogni domenica di fare un turnover. Ma se tu i cambi li fai a 2 minuti dalla fine, io sono d'accordo. A 1 minuto dalla fine, a 3 minuti dalla fine. Però tu a 2 minuti dalla fine, a 5 minuti dalla fine, fare un cambio non serve a niente. Serve soltanto a squilibrare la tua squadra, perché quello che entra a freddo non può mai rendere come quello che sta giocando. Vabbè, ma 2 minuti. Tranne se devi perdere il tempo per il cambio. No, scusami, di solito Gennaro si capisce che devi perdere il tempo. Gennaro, si può far entrare uno che è forte di testa, c'è una palla inattiva. Esatto. E tu speri nel... Ti serve, ma non... O per perdere il poco di tempo. Oppure lo fanno per perdere quei 30 secondi. Se no, ci siamo, se no non ha una spiegazione né tecnica né logica, credo. Io ritengo sempre che gli uomini di calcio, no? 100% sono le percentuali, mo si arriva a 88, 91, 94, ci siamo, però molto spesso parlo delle persone che non capiscono niente e falsano proprio il risultato dialettico. Beh, tieni presente che certe volte è capitato, non sempre, buttano il portiere l'ultima azione, ha fatto anche gol per la Lazio, insomma, ma sono, come dire, situazioni in cui tu dici... La mossa della disperazione. Bravi, disperato. Ma allora, che debba far entrare uno? No, ma per questo io voglio dire, perché molti hanno criticato anche Lindson, che non ha visto, mi sembra, Gangong, ma uno che entra 2 minuti, cioè, e c'ha la palla, cerca di fare qualcosa, non lo vede proprio al compagno, che dice, aspetta 2 minuti, mo' passa pure la palla, 10 secondi il gioco, cioè, quindi dobbiamo dire... Diventa secca questo, da solo il giocoliere da solo. Sì, ma è normale, cioè, poi dicono, in un giocatore è normale che se c'ha solo 2 minuti cerca di mettersi in mostra, no? Però Gennaro, i cambi, 5 cambi sono tanti pure, insomma, nella storia del calcio da poco tempo si usa. Tieni presente quei giocatori. No, ti volevo spiegare una cosa. Cioè, nel momento in cui c'è gente che non gioca mai oppure gioca a fasi alterne, quando entra in campo gioca anche un po' per se stesso, per dimostrare questo, dobbiamo tenerne conto di questo. Quindi fare tutti sti cambi io non è che sono molto d'accordo, 2, 3 oppure per contingente, non so, uno si fa male, 5. Puoi squilibrare la squadra, questo sono è il mio d'accordo. Pensiero. Allora chiudiamo un punto d'oro a San Siro, ma si poteva fare meglio, secondo me. Sì. Questa è la conclusione. Beh, il pareggio è giusto, dai, perché nel primo tempo. Il pareggio è giusto perché hai giocato in un tempo regalando all'Inter solamente il gioco, perché il gioco del Napoli. Un po' l'ha regalato l'arbitro. Anche che siamo per andare. Con più coraggio si poteva anche vincere, secondo me. Non so se siete d'accordo. Cioè, forse avevano paura di perdere. Non ha fatto cose clamorose, errori clamorosi, però. Vabbè, ma mister, abbiamo criticato tutti i cambi che sono stati. Se mi fai finire, però le non ammonizioni all'Inter, no. Le ammonizioni a quelli del Napoli appena toccano l'avversario, allora esatto. Quello significa. A Acerbi e Barella avrebbero potuto anche fermarsi un po'. Se ma come l'anno scorso la partita all'Inter è stata uguale. Mi ricordo, bravo. Appena è entrato hanno dato una botta a Kvaratskhelia, te lo ricordo. Che ci siamo pure. Ma quelle sono da espulsioni, dai. Ma io soprattutto, non so chi fosse, stesso qui ho sentito che molti giocatori dicevano, questi giocatori dell'Inter davano la sensazione di poter rispondere all'arbitro, cioè quell'arroganza, cioè che non avevano paura neanche. E come fa la Juve? Come lo faceva la Juve. La Juve, poi, come lo faceva cioè, la Juve. Alla sua Acerbi. Squalifica probabile, ma qui mi sembra che è cambiata la storia, addirittura dei cretini, qualche, non so, qualche addetto ai lavori e pure qualche artista, attore, non so che cosa siano i loro ruoli. Mi dispiace pure, qualcuno è stato pure in trasmissione con noi, perdono la testa a dar ragione a quello, bastava dire due parole, ho sbagliato, scusatemi, tanto quello che deve succedere, che il calcio ormai è quello. Allora vedi, il presidente che fece mi dà. Da Verse che va a dare una testata in bocca al suo calciatore. Quest'altro che dà i numeri. Mi sembra che stanno perdendo la testa parecchi di loro. All'avversario. All'avversario, non al suo calciatore. Ragazzi, ma io... All'avversario, chiedo scusa. Io sono convinto che lui l'ha dette le parole a Costa. Però non è dimostrabile, hai capito qual è il problema? Non l'ha sentito l'arbitro. Allora, oggi, se tu condanni questo qui, oggi, domani... Qualsiasi giocatore di colore può andare vicino all'arbitro e dire mi ha chiamato mister, ricordiamoci Magnan che cosa è successo.
con Koulibaly contro lì, no, sì, ma la sentivo, fare due pezzi a due. Ma che stai dicendo? Ma li sentivano tutti. Ma io se Juan Jesus è un ragazzo, se a loro lo state chiamando bugiardo, no. Ma che li se... No, non parlo di te, lo sai, io parlo del calcio. Sì, ma non c'è un testimone, capito? Io quella è la testimonianza, sì. È quando lui dice io non sono razzista. Guarda, ha fatto il segno che i tuoi suoi amici, vuol dire che lui l'ha detto. È una ma vuol dire, ma tu se vai a fare un processo a quello lì non lo puoi condannare. Gennaro, mezzo a campo si dicono tante cose. Sì, ma però se noi usciamo, tu hai detto, tu hai allora non dobbiamo fare con nessuno. Sono d'accordo, no, lasciamo problema, stare. Allora problema, che devi dire? Il problema è che non, giustamente non ci sono prove, quindi fai la tua parola contro la mia, sarebbe un caso, avresti stanno facendo il tuo contratto. Un canale pericoloso, insomma. È grave, quindi, questa cosa, che vogliono far apparire come te, ma io sono il bugiardo. Perché? Nero è bugiardo. Scusate, perché non c'è una prova. Non ha detto niente. Calimero lo chiamiamo allora. Faccio la domanda, c'è un labiale di Juan Jesus che dice ti chiedo scusa, io non sono razzista. Hai visto, glielo sto dicendo, ripetici che non è una prova questa. È una prova questo, che questa, sì, ti chiedo scusa, io non sono razzista. Qualcosa prima avrà detto. E no? Poi ha fatto il segno del suo compagno di colore. Esatto. Che io se fossi stato il compagno di colore gli avrei dato uno schiaffo. Ma scusa, mister. Vabbè, sono prove, se le portano in prove. Se ma secondo me avrà la squalifica. Possibile squalifica. Vuol dire che quella è una prova che hanno sì, messo. Sì, però adesso fatto, il fatto che io non ho mai visto condannare qualcuno per il labiale. L'ha finita, ha detto in mezzo a campo, quando gli hanno fatto l'intervista, dice no, sono cose che succedono in campo. Ma non e che Acerbi lo voleva far passare per bugiardo. Forse non hai capito. E che Acerbi alla fine ha detto... Il mister stava dicendo una cosa, anche perché la convocazione in nazionale non c'è andata. Sì. E vuol dire che è vero, l'hanno accettato, no? Perché significa che ha parlato con Acerbi. Spalletti. Ma dopo ha fatto la dichiarazione anche lui, Gennaro, voglio dire, allora c'è stato qualche cosa. Ma infatti vuol dire che certo, lui gliel'ha certo, detto. Ma io sono convinto che c'è stato. Lui però si dico, è pentito, purtroppo... secondo me si trova in difficoltà. Va bene, di però si è pentito, ho sbagliato, non lo farò, però questa Acerbi ce l'ha spesso questo no, fatto. 5 minuti prima a Raspadori se l'è mangiato il suo compagno di squadra. Ma avete visto il fallo che hanno fatto Barella? Cioè, 5 minuti e... prima l'ha detto, cioè l'ha minacciato. Quella è una minaccia in campo, voi siete giocatori. No? Ragazzi, comunque qua ci sta l'ennesima dimostrazione. C'è un arbitro che accusa tutto il sistema. Andiamo ad ascoltarlo, vai. Prego, Flavio. Giampaolo Calvarese è il direttore di gara di Juventus-Inter, la penultima partita del campionato 2020-2021. Calvarese quell'anno può arbitrare grazie ad un verbale che anche a Battista ci dice di essere falso e a fine campionato viene designato proprio per quella partita decisiva che, stando alle regole, non avrebbe neanche dovuto arbitrare. A 3 minuti dalla fine le due squadre stanno sul 2-2, ma proprio allo scadere l'arbitro Calvarese fischia un rigore a favore della Juve per questo contatto tra Quadrado e Perisic. La Juve realizza il penalty, vince 3-2 e si classifica al quarto posto con un punto in più del Napoli, andando così in Champions League. Quindi quella decisione arbitrale ha fatto una bella differenza che valsa decine di milioni di euro. Ma quel rigore c'era o non c'era? L'arbitro appena dimesso è un fiume in piena. Ancora tanto da dire su rimborsi tarocchi, carriere con corsie preferenziali e indagini in corso e ancora inedite. Chiede commissariamento e dimissioni di tutti. Testimonianza di Cesari che dice non era rigore, vabbè, comunque ci sta una confusione, è molto più lunga, però abbiamo, come? No, hanno come detto che c'è una guerra tra gli arbitri che dovrebbero un attimo fermare tutto il sistema, perché ormai si è capito, ognuno porta la sua sezione e questi si trovano fuori la sezione e non prendono lo stipendio, capito? Ha detto così l'arbitro che la cosa più grave è che tu probabilmente scendi a compromesso perché sai che in 4-5 partiti guadagni molti soldi. Altrimenti ti fanno fuori dal sistema. Allora i soldi sono che comandano ormai il calcio. Ma loro già prendono uno stipendio forte. E mo l'hanno aumentato. Una volta mi ricordo che avevano le spese. No, prima niente, poco. Ora invece hanno un contratto. A presenza. Ora invece hanno un contratto grosso. Adesso, ma sì, prima no. Prima avevano le spese con... Sì, rimborso di spese e davano un gettone di esatto, presenza. Piccolo niente. Però. Addirittura si parlava di 200-300 mila euro. 5.000 e 10.000 euro. E infatti, pensi che 5 partite su 50.000 euro per le partite di cartella. No, allora, molto arriva a prendere anche allora hanno capito che sono diventate pezzi dei procuratori questi.
che qua si parla dei procuratori, il problema principale oggi non sono i procuratori, sono gli arbitri. Questo è uno scandalo gravissimo, ma perché dietro a questi intervisti ce ne sono altri. Però Gennaro senza arbitri non si può giocare, quindi Franco, dobbiamo però, anche dargli... Franco, però io preferisco un arbitro che più scarso, ma... che poi dice andiamo al VAR, gli dà torto e fa ripetere la cosa. Ma non che qua manovrano il VAR, gli arbitri... che Gennaro, ma l'alternativa qual è? Senza arbitri non gli arbitri giovani, Franco. Cambia, questo è un altro discorso, devi come dire, in qualche maniera fare delle proposte. Franco, ma tu metti un calciatore di 20 senza anni. Non si può giocare. Franco, metti un calciatore di 20 anni che corre, o un 35enne, 36 anni che non ce la fa più. Per lo spettacolo pensi che conviene mettere il giovane, no? A questo punto, quando non ce la fa più. Poi quando ti fa la differenza rimane il giocatore di 36, 37 anni. La stessa cosa è l'arbitro, quando vedi che non va bene cambialo. Ma oggi è più facile arbitrare rispetto a prima, perché c'è il VAR. Esatto, è quello che ho detto, cioè c'è un errore, lo individuano attraverso il VAR e si mette a posto. No, io... Ma posso dire una cosa? Cioè, non è la questione dell'età degli arbitri, che 37 anni... No, io ho detto tante... No, io ho fatto parlare dei calciatori. La cosa importante è far rispettare le regole. Allora, col VAR, questa tecnologia che abbiamo, cioè l'errore si deve ridurre a zero, perché non si può sbagliare col VAR. Bravo. Cioè, fatemi capire come si fa ancora a sbagliare col... Quindi ci vuole il VAR anche per l'arbitro che sbaglia. Cioè, infatti questa ha detto nell'intervista, ha detto a questo punto bisogna mettere uno che non c'entra niente con noi, questi sono tra di loro. Come fai, dimmi tu, scusami, come fai a sbagliare il fallo di mano se è volontario o involontario, con il VAR e con il replay? Cioè tu non puoi sbagliare. Se c'è un VAR, vale anche per l'arbitro, vale anche per l'arbitro. Ma voglio capire perché no. Se l'arbitro sbaglia si deve richiamare pure l'arbitro, cioè voglio dire, secondo me dovrebbero cambiare di nuovo la regola del fallo di mano, perché oggi se io facessi quella è un'altra cosa, no, se mi fai spiegare oggi piuttosto a un mio giocatore direi trova un braccio di qualcuno nel cross che non un tuo compagno, bravo, e non giocava più a calcio, bravo, come è quella la verità. E allora, questo prima, ho detto prima c'era la volontà, prima c'era la volontarietà, se era volontà, se l'arbitro riteneva che era volontario il fallo di mano. Perché non, il calciatore non può giocare sempre con le braccia. Sì, Franco, ma io ho ragione. Franco, però stiamo andando. Stiamo dicendo. Ma lo stiamo dicendo da anni questo. Franco, stabiliamo le cose. Come sono le un attimo, scusami, Ugo, stabiliamo le cose. Bisogna rivedere quella. Franco, scusami, stabiliamo le cose. Per quello. Scusami, Rosario, per quello che esiste oggi, stabiliamo qui. C'è questa regola che bisogna intervenire il VAR, che c'entra? Boh, la regola, quella è un altro contesto, è un altro discorso. Parliamo di quello che esiste. Se esce dal VAR che quello è rigore e tu non lo dai, vuol dire che d'accordo. Stanno imbrogliando lui. No, quello è un altro discorso. Addirittura. No, questo ascolta, clamoroso quest'anno, clamoroso è stato il rigore che non ha dato al Bologna. Stava sulla linea di porta, l'ha falciato. Esatto. Quello, ecco, questo è il discorso, Franco. Quell'altro da cambiare le regole è un altro che poi andremo a fare un'altra trasmissione. Perché questo è il discorso che ci compete in questo momento. Le regole sono quelle, parliamo delle regole. Un rigore, se viene dato e poi il VAR dice che non c'è, è giusto che sia così. Se poi viene dato e il VAR non viene dato, e il VAR dice che c'è bisogno di dare. Franco, quella è una prova. È come tu in una telecamera, quella ha fatto la rapina e vogliono fare arrestare. Siamo tutti d'accordo, però parlando di un'altra cosa. Che il fallo di mano deve essere volontario, perché i calciatori non possono giocare con le mani. Sì, ma infatti io ho fatto un esempio del fallo di mano per partire da lì, perché il fallo di mano, voglio dire, è incredibile che non si riesce a capire la volontarietà. Quindi col VAR, cioè si vede se tu fai con la mano così. E allora sei d'accordo con me? Io facevo un esempio partendo dal fallo di mano, ma non è solo il fallo di mano, cioè da cambiare tutto il regolamento. Innanzitutto l'arbitro deve andare lui a vedere il VAR, cioè da mezzo al campo, è inutile che stai là a aspettare 2 minuti che quello da lassù, vai tu e decidi tu, mettici la faccia, ma poi decidi se... Scusa, io cambierei anche il fuorigioco, perché adesso fuorigioco, bravo. Sì, ma perché dobbiamo parlare di una cosa? Secondo me dovrebbe... Abbiamo dei discorsi, scusatemi, abbiamo dei discorsi attuali, perché dobbiamo cambiare in un altro contesto il discorso? Quello che vogliamo cambiare è un'altra cosa, quello è quello che esiste. Il Napoli ha subito tanti falli e non sono stati dati. Gli arbitri stanno imbrogliando e lo confessano lo stesso gli arbitri. Che poi cambiare la regola è un'altra cosa. Adesso andiamo su questo. Napoli non ci stanno tanti perché? Perché c'è il potere, c'è il potere dell'imbroglio. Juventus Inter soprattutto e poi Milan, ma di più Juventus e Inter. Ma poi voglio dire una cosa, italiano. Io non capisco
da tifoso che paga un biglietto, va a fare una trasferta, Barcellona-Napoli, Osimhen, cioè perché si deve buttare a terra questo giocatore? Va subito, va a vedere cosa è successo. Perché non devi andare a vedere? Questo voglio dire. Perché quando... De Laurenti si ha compromesso tutto il... Lasciamo perdere, però ci stanno molti posti. Sono d'accordo con te. Vai a vedere. Cioè... Ma perciò bisognerebbe cambiare il regolamento, sì, e obbligare anche l'arbitro o, il capitano, o il capitano o, l'allenatore, sì, che ti deve obbligare ad andare a vedere, sì, il VAR. E tu là dove vai a vedere, sono d'accordo metti la faccia, con te, sì, ci metti la faccia, ma praticamente non vanno tutti e due, non è che non vanno d'accordo, non vogliono andare d'accordo, ma è diverso il discorso, sia l'arbitro che le è diverso, non vanno, no, ma allora l'ha spiegato bene, ha detto così, fanno la volata a quelli della loro sezione, no. Però se tu metti l'obbligo che il capitano o l'allenatore può obbligare l'arbitro ad andare a vedere il VAR, cambia tutto il discorso, insomma. Ok, ci fermiamo perché è il momento musicale, abbiamo un figlio d'arte ma anche lui un grande artista ormai da una vita, grandissimo personaggio, Gino Da Vinci. Buonasera Gino. Buonasera a tutti. Che piacere. Come stai? Gino, tutto bene? Benissimo, grazie. Buonasera a questo parterre meraviglioso. Ti ho fatto vedere delle foto molto belle. Belle. Dei tempi belli, tempi meravigliosi come oggi, tra le altre cose, insomma, voglio dire, perché comunque sia, quando si viene a digiunare a Palumella è come si domenissa a fa domenica in, tu lo sai, io ti tengo... Facciamogli un grande applauso. Io... Grazie. Anche Gigi D'Alessio disse, vicino alla sua compagna attuale, l'ultima, disse, quando andavamo da Gennaro per noi era come se andavamo a Sanremo. E guarda che io a Gigi non ho pega una vita, non è una cosa che comunque me la... quindi ci vuole veramente un grande l'esperienza applauso. L'esperienza più bella con papà, dove l'hai vissuto? In quale nazione? In America, credo. Ma poi io con papà ho girato tanto, ho fatto gli Stati Uniti d'America, ho fatto l'Australia, ho fatto un po' l'Europa, insomma, voglio dire... Ho scritto tante canzoni per tanti artisti napoletani, ho avuto il piacere di scrivere, e ho scritto per me stesso, ho scritto per papà tanto. Ma quattro cantanti nella vostra famiglia? Sal Da Vinci, il figlio, tu e papà? No, diciamo che Francesco... Era il quinto, perché poi lui era un grande bomber, tuo fratello. Vabbè, sì, perché, perché Franco è mio fratello, che lo conosco, Ciro, ha giocato insieme, pare, sì, qualche volta. Ragazzini. Era un bomber. Ed era bravo, e quindi automaticamente aveva una bella voce. Sì, solo anche lui. Ma pure Raffaella, tua sorella, siete in sei, però se parliamo. Però qualcuno si è arreso, sai. Solo Cano non cantava a casa, poi cantava molto Cano. Però mio padre... Dare un bacio a tua mamma. Grazie, un bacio a mamma che ci sta guardando. Che molto spesso viviamo insieme l'estate. Viviamo dei momenti belli. Tornando alle canzoni, perché non ti voglio rubare tempo, io stasera canto un pezzo molto bello, un pezzo che ho inciso con una mia carissima amica e grande artista che canta come te da moltissimi anni, che è Rosy Viola. La canzone è intitolata U stessa pensiera, sono quelle storie che sono odierne, sono quotidiane, scritta dal maestro Gennaro Scuotto, che saluto con affetto. Un bacio a Gennarino. Volevo invece chiederti una cosa, la canzone più bella che ricordi, papà, 4-5 frasi a cappello. Ci pigliate in contropiede. Ma mia che ho scritto. Oh, tu, vabbè, mettiamo tu, andare per un'altra strada. Sei troppo importante, sei tutto per me. A notte non dormo pensando a te. Questa l'ho scritta nell'88. Poi, vabbè, con mio padre abbiamo fatto Annabella. Quella di papà più bella qual era? Vabbè, papà ha dedicato sempre qualcosa a mamma. Tipo, per esempio... Personalizzato. Annabella, questa scena è gelosia, non sai, ma vita mia, quando gioierà da me. E cioè, poi c'è sto motorino, ci sono tante cose. Con... Motorino che avete fatto lo spettacolo con Charles. È stato anche un film. Cioè, un film, sì, esatto. Allora, andiamo alla musica. Lo stesso pensiero, Gino Da Vinci, Rosy Viola. Lo dedico a tutti questo pezzo, ci tengo tantissimo. È un pezzo che è uscito, è fresco. Se non veniva a digiunare non potevo presentare una da parte. Grazie. Storie simili a te, una storia vecchia come malata, ma non troviamo mai un finale.
que je droame se bandur Estulit je fa perdre paur Si ma veritai mi le buci Pa morir me si vernesse ca O sabi ma bona vita mia Peggio forte non me cade Stamore, io mi agire je ma sa vincere. A già pensata pure la sa, immagina una vita senza te, stevo pure nella paura. A già tentata pure di scurta. Però non ci faceva lo pensare che insieme a nato ti passavo. Io ci pensavo sempre a te, con tanto amore per me, quanto a voce mi ci ho inventato. Sia libertà che mi mancava, ora si morisce lo sale. Non mi voleva innamorare, perché in già faccia te la sa, sapendo già come si muore. Faceva lo pensa, canzie manate te passavo. Mi ha già pensato sempre a te, con tanto amore per me, quanta voce mi ha inventato. Sia libertà che mi mancava, pure si morisce uno stato, stessi cose perché st'amore è troppo assai e non potesse farmi mai non potesse farmi mai no mai. Bravo Gino, bravo. C'è Gianfranco Caradonna che dice che sei grandissimo, fortissimo, ovviamente salutiamo anche Adenza. E beh, è chiaro, un saluto a tutta la famiglia Caradonna con grande affetto. Allora, un altro grande cantautore, esatto. Lui è il fratello di questo grande cantautore. Sì, Enzo Caradonna che ha scritto le che ama Napoli. Sì, Foggiani. Sì, lui, no, no, lui è napoletano. E ovviamente famiglia. Emigrato in, se così si può dire, ormai oggi, all'epoca se va a dire emigrante, mo figurati, a Foggi ci arriviamo, ce l'ha la mano e arriviamo, insomma, no, voglio dire, per cui lui è napoletano di Barra. Noi ci vediamo dopo. Io ti voglio fare i complimenti perché artisticamente ho conosciuto tanto, sai, è stato Baglioni con noi, Gianni Morano. Grande, grande, grande. Io ho visto delle cose prima meravigliose, veramente. Sentimentalmente questa persona qui è la più bella persona degli artisti. Io sono stato a casa di Da Vinci una volta a intervistare il papà e sono rimasto impresso della grande educazione, del grande rispetto di quella famiglia. Sì, è io ho intervistato tante famiglie pure di grande, però mi vengono i brividi perché ho visto. Noi ci viviamo sette giorni quasi insieme tutte le volte, andiamo a mangiare insieme. C'ho sempre un bellissimo ricordo, lo dico a tutti. Lui è il più bravo. Io vi ringrazio soprattutto il più grande successo della, cioè, della mia famiglia, soprattutto di me, di Sal, insomma, si può chiamare successo, grande successo.
E quando parlano i papà, che era senza offesa a tutti voi presenti, un signore, sì, una persona che si è fatto volere bene. Vabbè, comunque, lascio su un galloi. Viva Napoli, forza Napoli! Bello, sì. Grandi sentimenti. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, giusto? Pubblicità e poi torniamo. Però prima della pubblicità, io volevo salutare i miei amici, se me lo consentite. Noi di solito non portiamo il pubblico, però stasera ho voluto portare degli amici, ho invitato con grande piacere Franco Ferrari, il mio sarto, che mi veste e mi fa bello. La piccola Anne, che tra l'altro gioca a calcio, ed è brava anche. Pensate, invece, il papà è del prete. Voi vedete quei camion che girano per tutta l'Italia, in tutta Europa, con i Maradona, quelle gigantografie, quei camion che ne parla tutto il mondo, e che sono loro praticamente, la famiglia. E poi c'è stato quell'amico che una volta somigliava a Sivori, Peppe Sivori, ma non gli somigli più, Peppe. Volete dire qualcosa, ragazzi? Qualche domanda, qualcosa? No? Niente? Salutiamo Soldino Conte e tutti gli amici di Grumo, Sant'Arpino e dintorni, giusto? Giusto. Franco, prepari un bel vestito anche per Cino. A te Ugo pure, se bene. Diventerà il sarto, pure Volpe Cino ha chiesto in diretta. No, pure Rosario, Franco. Ci farà un vestito a tutti i nostri ospiti, Franco. Certamente. Lo vuoi dire? Vuoi parlare, dai? Sei pronto a fare i vestiti? Almeno questo ce lo puoi dire. Sei pronto a vestire i nostri ospiti? Certamente, sono pronto. È un onore, a me è un onore. Allora. Tifoso del Napoli? Sempre. Grandissimi tifosi del Napoli, miei amici. Fammi salutare i tuoi fratelli, Antonio e tutti gli altri, e poi Pasquale Siviglia, che è il vostro autista straordinario. Pasquale, fu bravo, rompere i camion. Forza Napoli, andiamo in pubblicità. Euronics Tufano, fino al 27 marzo, sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi a fine agosto. De'Longhi friggitrice ad aria con tecnologia Rapid, 79 euro. I prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics sconta tutto, persino l'IVA! Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Abbiamo nell'anima migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi ci ha scelto al proprio fianco nei momenti più belli. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine, bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. 50 anni di eccellenza nel guidare le tue scelte. Con un'ampia gamma di servizi di vendita, assistenza e noleggio. Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli, in via Nuova Toscanella 25 e 75 o in via Chiatamone 25. Sul web www.gruppoautopapallo.it oppure seguici sui nostri canali social. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it.
Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Eccoci, Salvatore, sei venuto a prendere i confetti. Qualche confetto dei miei amici. Aspettate, ragazzi. Salutiamo. Non c'è Erika che noi salutiamo. Ciro, occupati per i confetti. Girali tu. Mia nipote non lo, ci fa male. No, una per ecco, offri i confetti, raga, fatemi un applauso, che offri i confetti. Ragazzi. Gli applausi a te per la nipote, sì, prendi, prendi. Salvato, tu te lo sai, a te ti salterei perché ti voglio bene, vai, vai, ma sono azzurri, mangia, fai presto. Vogliamo salutare a Dario, a Nicola. Come no, un abbraccio forte salutiamo a Max Triz che già stanno inquadrati, tu hai visto, guarda, guarda lì, che Massimo. Allora, voi prendete voi, poi dopo me li ritornate, ok, la bambina quando ne vuole. E poi ricordiamo invece che c'è... Tufano porta allo stadio, ragazzi, Tufano ci porta allo stadio, per cui ci sono già alcuni vincitori che abbiamo scelto delle lettere molto belle. Se ci dai lì, ecco qua, il biglietto qui lo trascina Osimhen, ma chissà chi lo trascinerà, ne parleremo di Osimhen tra un po'. Tufano vi porta allo stadio, ragazzi, ci porta allo stadio, e va benissimo anche questo. E poi stasera, ragazzi, c'è... un bel pensiero per voi, Francesco e Azzetta, Michele e Azzetta, che tra l'altro sta diventando un grandissimo, ecco qui, ecco, pasticceria Azzetta, ragazzi, una colomba straordinaria, vi assicuro, questo ragazzo veramente lavora bene ed è entrato anche come finalista. Complimenti agli Azzetta, un bacio a Michele, ma soprattutto al mio amico Francesco, che è un grandissimo tifoso del Napoli, forza Napoli ovviamente, eccoci. Torniamo al calcio giocato, domenica c'è questa partita, sabato. L'altra domenica, tra un po' c'è la sabato. Nazionale, sì, sabato anzi, sabato, sì. Sì. Però volevo dire, si gioca altro allenatore, io lo faccio per dovere di cronaca, cioè, si parla di Pecchia, però io dico in questo momento a noi che siamo tifosi, siamo malati, innamorati, non ci conviene parlare di altri allenatori, perché ovviamente in questo momento il nostro allenatore e Calzone, noi puntiamo su di lui, chissà, può essere che fa bene, ci porti in Champions, anche se Pecchia è un ragazzo che è cresciuto nel Napoli, un grande amico, sta facendo bene, ha vinto già 3 campionati. Bravo. Anzi, Walter che ci manda un messaggio e dice: ma Pecchia, che ne pensate? Ha vinto il 3° campionato. Che ne pensiamo? Pensiamo bene, però in questo momento non so se siete d'accordo. Bravo Pecchia, io l'ho conosciuto. Sei d'accordo? Sì, sì, l'ho conosciuto perché mi invitarono a una conferenza quando allenava al Foggia, è molto preparato, poi sai. Ha fatto anche il secondo a Napoli di Benite. Abbiamo un secondo, lui c'ha pure il secondo, che purtroppo tu nel passato hai avuto qualche problema, che è il procitano, diciamo, Porta, Antonio Porta. Non ti piace. No, perché è sceso a compromessi. E vengono insieme, quindi. È sceso a compromesso con cattiveria. Ciro la conosce la storia. Io ti dico che propongono a De Laurentiis diversi, gli hanno proposto Farioli, Pioli, Pecchia, il suo desiderio è Conte, ma che non verrà. Ma sicuramente. Ma un ritorno di Sarri, no? No? No, io penso italiano. Italiano, sì. Io penso che italiano, ma a parte che sono in tanti che non voglio. No, ma hanno chiamato una televisione. Però perché parliamo italiano. Di Pecchia con il secondo Porta, no? Ma con tutto il rispetto, qui abbiamo un maestro che mette ancora con l'età che ha nella palla dell'incrocio dei pali. Pensiamo a questi allenatori. Che si chiama Ciro Muro, che mette la palla ancora. Ah, no, io sono la palla ancora nell'incrocio dei pali.
sono per Ciccio Calzone. No, però secondo me Picchia rispecchia il profilo di un probabile allenatore del Napoli che è, diciamo, va nelle corde di Laurentiis, fermo restando che è un ottimo, è stato un ottimo. Salutiamo calciatore. Fabio Picchi, poi sanno loro chi però devono niente, prendere, devono prendere conta... soprattutto un grande direttore, ragazzi, mettiamoci. Quello sono d'accordissimo. Poi dopo prima se ne parlerà, generale, perché tra il tramite ci vuole, tra il tramite con Aurelio De Laurentiis ci vuole un grande direttore, perché il presidente è pericoloso, le fanno direttore, l'allenatore, il magazziniere, pensi che vorrà pure fare qualche minuto in qualche partita. Ma il direttore c'è già, o no? Non è mai l'uso. Ma tu lo ritieni, tu mi sembra che c'hai qualche rapporto, l'hai conosciuto? No. Sì, no. Sì, è amico, però... Siete amici, però non credi che si sia dimostrato... Come Giuntoli, no? Con tutto il rispetto. Giuntoli ci ha messo anni o no? No, Giuntoli non ci ha messo. Giuntoli è partito dall'eccellenza, è arrivato in Serie A e poi dopo è arrivato in Champions League. Penso che abbia fatto meglio di tanti. Bisogna dare pure è tempo. È partito dal basso. Bisogna dare pure tempo. Gennaro, per fare... Però dipende anche da come la società, come se lo sostiene, se gli mette a disposizione un budget adeguato a quello che è. Ma allora questo bisogna verificarlo. Vai Franco. No, oggi per i grandi direttori generali hanno una rete di collaboratori in tutto il mondo, cioè non è solo la figura del direttore sportivo, ma lui deve avere tanti informatori perché non può essere dappertutto, no? Io per esempio c'era Pavone che secondo me è stato un grande direttore, sì. E non vedeva mai la propria squadra perché già la conosceva, andava in giro e aveva anche una rete di informatori e di collaboratori soprattutto, cioè devi coprire un po' tutto il calcio e almeno europeo. Creò un grande Foggia, un grande Pescara. Il Foggia di Zeman sì. L'ha fatto lui. Ma pure il Pescara, non sbaglio. Ma secondo te Giunto li faceva tutto da solo o non aveva? No, sicuramente. Vabbè, ma se li sapeva scegliere però. Speriamo che Melluso farà altrettanto, no, auguriamoci. No, io sono convinto, mi dispiace per Ugo Melluso, non prima va nel Napoli. No, io non è che... No, ma nel senso che a te ciù. Sai qual è la differenza? Che altre parti, squadre, Juve, Milan, Inter, cose, i direttori comandano, i presidenti sono là. E invece qua della... No, ma pure se vanno a dialogare tutto. Non escono fuori con queste sceneggiate, ragazzi. Vuole fare tutto. Guardate, quello che è successo a Barcellona è grave. È grave quando quello che è successo a Cervia è grave quando terra. È successo ad Aversa con l'avversario. Per cui siamo calmi, perché qua il calcio veramente non si scherza, perché ci stanno due situazioni diverse. C'è il calcio della passione che era quello di ieri, ma ricordiamoci che man mano quella gente passa, la nuova generazione non è disposta ad accettare questo. Oppure c'è chi è disposto e poi si scoccerà sicuramente perché farà come noi, perché poi uno scudetto non lo vuoi vedere di nuovo fra 30 anni, o sbaglio? Non so se siete d'accordo. Vabbè, torniamo invece all'attualità. Fra due, tre anni, no? Come? A me fra 2-3 anni, vedere un altro scudetto. Sì, speriamo. Ostigard titolare si parlava, adesso che cosa mi dite per quanto riguarda Juan Jesus e il giro che faccio con voi ospiti? Parto dai due difensori centrali, il mister che oltre ad essere mister è stato difensore centrale, da Ugo Napolitano. Ostigard, a questo punto come sta giocando Juan Jesus, che cosa ne pensate? Per me è più forte Ostigard. Sicuramente, ci mancherebbe. Cioè, c'ha più... Non è che una partita... Però Juan Jesus ti dà anche una mano magari a giocare. Viene avanti sulla fascia sinistra, no, io non lo vedo proprio un centrale forte. Sono d'accordo, bravo. Calzone per far giocare a Juan Jesus si fida più di lui per esperienza, per tutto. Infatti la dimostrazione è che dopo che ha fatto l'errore qualche settimana fa, che magari un altro difensore andava in difficoltà, invece lui ha fatto vedere che c'è. Però questa settimana, diciamo così, però poi tra una settimana, per me il giocatore che dovrebbe giocare è Ostigard, perché comunque ha il futuro davanti. Gli hanno messo Nathan, 10 milioni fatto? Di euro. L'hanno messo. Nathan se ne parlerà quell'altro. Diciamo che Juan Jesus ha sempre giocato con la difesa a 3, è stato sempre il braccetto di sinistra. E allora, mettendolo anche centrale, è normale che ha difficoltà. Giustissimo. Lui ha sempre giocato a 3. Vabbè, comunque il mister ha la possibilità, adesso abbiamo un difensore in più a questo punto. No, prima eravamo preoccupati. Juan Jesus sta giocando bene, auguriamoci che queste nove partite, mi sembra che sono rimaste, giusto? Sì, lui li vede, ma ormai li vive anche tutti i giorni, come avete detto voi, che non c'è più
questo diverso, distacco, bravo, sì. È diverso. Salvatore. Ma l'abbiamo... Ovviamente fa piacere, per domenica ha fatto gol Juan Jesus, però sono tantissime partite che proponiamo Ossicaldo come difensore centrale. Esatto. Stranamente ha sempre giocato Juan Jesus, sia con Garcia, con Mazzarri e con Calzona. Abbiamo sempre detto che lì c'è stato comunque la forza di un giocatore che aveva esperienza e che aveva vissuto con questo allenatore negli anni passati. Forse questo conta nel caso. Garcia lo utilizzava di più. Franco, non parlate da solo, che sente nel microfono. Juan Jesus ha fatto un errore, non è che poi ne ha fatti tanti, esatto. Ha fatto un errore, però le altre partite le ha giocate, ha dato anche un certo rendimento, non proprio da difensore pure, però l'ha dato. E Calzona, io ammiro Calzona, perché quando a questo ragazzo gli ha fatto un errore, quando abbiamo preso ha continuato a avere il coraggio della difesa, lui per premiarlo, per tenerlo su anche di morale, cioè l'ha rifatto giocare. Domenica dopo ha rigiocato e ha giocato anche ma proprio per difendere è stato bravo perché ha difeso l'uomo, non più il calciatore lì, sì. Ed è stato bravo, sì. Diciamo, cioè, il profilo umano è stato proprio da 10 del ma mister. Infatti a Rachmani non lo mette mai fuori. Allora, per quanto riguarda, che ne avevamo parlato già all'inizio, parto da Franco, due in attacco, Cravascheri e tre centrocampisti, saresti propenso? Ne abbiamo già parlato tanto. Io tu che ne pensi? Io? Come mai l'Inter gioca con Lautaro e un'altra punta e noi non lo possiamo Durante. Fare? Sì. Perché l'Inter Lautaro non può tenere fuori. Un giocatore come Lautaro che fa? Lo metti fuori? Ma sai, lui ultimamente non è che gioca come riferimento, anche come aspetto tattico, tu sai che si gioca coprendo un po' tutta la larghezza del campo, no? Ogni tanto adesso io lo vedo che si accentra, insomma, sta cercando di perché come tu hai giustamente detto, lo conoscono e quindi è un pericolo per tutte le squadre, raddoppiano, triplicano. Ma la differenza. Però lo maltratta negli arbitri, non lo tutelano. Scusami, ho sentito delle critiche che io trovo assurde. Cioè, però gli arbitri non lo tutelano, Franco. Così, eh? Gli arbitri non lo tutelano a Cravascheria. Gli danno la possibilità di prendere calci su calci e nessuno lo tutela. Sì, io mi ricordo che prima c'erano i giocatori che cascavano a terra, che non era vero. Ma sai, questo lo fanno male, però non lo tutelano. Lui è, diciamo la verità, è quello che ha dato una svolta, no, al Napoli. Anche l'anno scorso è stato decisivo, insieme a Osimhen, insieme a tutti gli altri. Quindi quando non lo conoscevano, voglio dire, quindi nel calcio poi quando diventi un pericolo, gli allenatori avversari prendono le contromisure. Lui spesso è anche triplicato, facci caso, però a volte riesce anche a uscirsene da queste situazioni. Per me è un grande giocatore. Simeone ha perso anche la nazionale, sì, Ciro, perché stava nel giro della nazionale. Poi ad un certo punto l'hanno dovuto abbandonare perché non gioca più. Si parlava addirittura di titolare in nazionale. Perché prima il mister diceva Lautaro, ma pure Simeone era lì nel giro e non giocando più a Napoli è stato fatto fuori, ma lo avevano considerato, soprattutto quando entrava e faceva gol. Poi dopo l'hanno escluso. Sta giocando proprio poco, anche perché è un ragazzo che, sai, merita, però poi là davanti c'hai Osimhen, che come fai a toglierlo? Come dicevi tu, giocare con due punte, cioè, no, loro ora che hanno tutta la settimana a disposizione, lui la può provare, può fare quello che vuole, però questa è una squadra che purtroppo giocherà sempre con il 4-3-3. Ma ci saranno nove finali in corso, puoi fare qualche mossa tua, però la devi provare negli allenamenti. Ci saranno 9 finali per entrare in Champions. Credi che il Napoli possa sempre permettersi di giocare con una sola punta? Oppure vogliamo fare come fanno gli altri, falsano la formazione e dicono che il Napoli gioca 4-3-3? Perché per me Politano, Cravascheglia e Osimhen non sono tre, è una punta con due tornanti che diciamo che il modulo è quello. Poi dopo che tu l'opinione tua è quella che tu pensi che no, ma a me l'opinione è proprio come uomo di calcio. Per me devono stare due in attacco. Quando uno deve vincere deve osare, se tu non osi non vinci. Tu prima hai fatto il discorso dell'Inter, ma l'Inter gioca con un 3-5-2 che giocano là davanti due attaccanti, come voleva giocare, come diceva Massimo Spannelli, come voleva giocare Mazzarri, lui voleva giocare così. Ma tu la ritieni una grande squadra il Napoli? Ancora oggi questi giocatori che ha a disposizione. Se giocare completo è una grande squadra. Sì. Allora sei d'accordo con me? Però ti faccio questa domanda. Mi sai dire chi è la grande squadra che gioca con una sola punta?
In Italia voglio sapere chi è che oltre a Napoli gioca una sola. Ma dipende come. Ma una grande squadra non sarai mai se non giochi con due punti. Che vuol dire che non vuoi attaccare e vuoi andare a vincere partite stremizzite. Ma se giocano con due punti vanno a giocare sempre con un 3-5. Anche il Barcellona giocava solo con la Lewandowski, poi c'era il ragazzo che era fortissimo. Vabbè, fa il vertice. La vanno ad attaccare pure il portiere. Ma l'anno scorso come giocavi no? Come? L'anno scorso il Napoli non prendeva gol. Bravo. A parte che giocava 20 metri in più. Partiamo di là. Sì, mister, dietro, ma come giocava? Sì, ma quanti punti giocavano l'anno scorso? Ma il mister te l'ha detto, giocava 20, andavano a pressare tutti, l'abbiamo detto già l'altra volta. Ma come giocavano? Come giocavano? Con una punta. Ma io penso una cosa, che questa magia dell'anno scorso ce la dobbiamo dimenticare. Io sono d'accordo con Gennaro, perché l'anno scorso era una magia, con Spalletti e con questo 4-3-3, che alla fine Carastrevia e Politano e Osimhen erano tre punti, ma in quella magia, in quel contesto. Oggi gli allenatori si stanno ostinando, ecco, lo stesso Garcia, lo stesso Mazzari, lo stesso Calzone, a giocare col 4-3-3, ma solo con una punta, solo con Osimhen là in attacco. Abbiamo visto che non andiamo da nessuna parte. Io proverei a cambiare il modulo in queste finali, con un 4-4-2 anche si potrebbe fare. Vabbè, non lo fanno, ma non arriviamo in Champions. Ma non lo fanno, con un 4-4-2, scusa, o con un 3-5-2, con due punte, però giochiamo con due punte, perché abbiamo visto che, cioè, quando andiamo, il Bologna sta là davanti. No, ma cioè, se non vinciamo, se non rischiamo, ha ragione Gero, se non rischiamo, quando abbiamo perso lo scudetto 2 anni fa, invece di impiegare Mertens, facevano giocare a Petagna. Scusate, noi abbiamo perso lo scudetto per questo, perché ci nascondiamo? Spalletti ha perso, e là l'ha perso Spalletti, perché stava andando a 4-3-3, 9 partite, 9 vittorie, cambia tutto col 4-2-3-1, esatto. E fece un casino Mertens, da solo, voglio ricordiamoci dire. Ricordiamoci di quella serata Mertens contro la Lazio, che fece quei due gol. Ecco. E là l'ha perso Spalletti. Che in Napoli, sì, lo stadio si chiama Maradona, no. E no, si infiammò l'Italia. Le dichiarazioni di Calzone sono... La squadra non è pronta a cambiare modulo. Ma hanno paura. No, Massimo, è la sua dichiarazione. Hanno paura, hanno paura. La sua dichiarazione. No, lo so, perché hanno... Però io dico, un allenatore che adesso è arrivato, no? Che si prende la briga di ripartire con tutti i mezzi, mi dice questo non è pronto. Per me è tutto pronto con quello che è successo a Napoli. Quando Mazzarri ha giocato 8-1-1. Si può fare di tutto. Sì, è lo so che te la prendi, perché amico tu, anche amico mio, però giocare 8-1-1, ragazzi. Vabbè, però spezziamo una lancia a favore di Mazzarri, dai, questo ha giocato senza Osimhen e senza Anghissà, sicuramente con Oliveri e Marorù infortunati, sicuramente cinque partite terribili dove paradossi abbiamo giocato meglio quando abbiamo perso che non dopo, cioè, però sabato c'è da aggiungere che il fatto che parlavamo di Raspadori, addirittura gioco con una punta che non è prima punta, no, sabato. Ma vediamo che anche Calzona fa questo, Jenny, anche Calzona fa questo. Vabbè, anche Garcia fa questo, cioè sta bocciatura, sono d'accordo con te, sta bocciatura Simone, io non la vedo proprio. Però il problema fondamentale di queste ultime 9 giornate, e qua è il ruolo più difficile di Calzona, di far compattare la squadra. Perché questo ci sta riuscendo, sì, no, però la squadra adesso, più 9 giornate, Simeone c'hanno le sirene della Lazio, tu dove lo vuole subito, cioè attenzione, voglio dire, queste 9 partite devono far sì che questi giocatori devono dare il massimo e non pensare ad altro, si parla di uno scambio Simeone Immobile e allora non dobbiamo far giocare subito Osimhen, dici tu, no, scusa, è uguale, è la bravura dell'allenatore di allora devo farlo con Simeone e con Osimhen, non solo con Osimhen e Simeone, sì, no, ma perché uno sia uno non va bene, questa è una cosa futuristica per l'anno prossimo. Aspetta, c'è Franco, siccome prima che fa l'imbasciatina l'orecchio a Ciro, sì, dilla in diretta quello, no, che devi dire. Stavo dicendo non lo devi dire a Ciro, lo devi dire alle persone, se no si sente sto dicendo, si dà troppa importanza secondo me agli allenatori, cioè devono essere bravi, preparati, però sono sempre i giocatori che determinano, esatto, cioè. Io come ha detto il tuo amico Agropi, ti faccio un esempio, senza Osimhen e Kvaratskhelia è un Napoli che non arriverebbe secondo me centro classifica, con quei due puoi vincere lo scudetto, puoi qualificarti ancora, ecco, perché ti ho sempre detto il Napoli se gioca al completo è ancora una delle, insieme all'Inter, la squadra più forte, okay. Quindi se metti Ciro, che io ho una grande stima nel Napoli, sta tranquillo che il Napoli gioca bene, perché non deve giocare, però come dici tu, no, scherzo. Com'è andato domenica? Tutto a posto. Ma mister Ciro che cosa? Lui. Che posto state? Secondo, sì. Siamo terzi. Terzi, vabbè.
ci riusciamo, dai. Ma Ciro che cosa, mister, scusa, ma come allenatore o come giocatore? Come allenatore, come giocatore, giocatore. Non ci può andare, ma vuole dare i numeri, guarda, ma no, io sono lui. A proposito, Ciro, mi voglio vedere un Napoli-Atalanta che ti hanno fatto i complimenti, hai fatto il Maradona in Coppa Italia nella finale al San Paolo Maradona. Andate il primo tempo 0-0, il secondo tempo finale di Coppa Italia dove il Napoli la stravince, sei stato quello che hai fatto, mi dai anche la voce se me la dai. Sì, ma che in Coppa Italia aveva ritrovato motivazioni e determinazione tale da rendersi antagonista ostica quanto scorbutica. Tre difensori puri, una sola punta, un uomo sulla tazza, Stromberg, pronto a seguire il gioco, marcature strette su Maradona, Brandelli, su Carnevale, Valcella e su Giordano, Gentile. Ma contro questo Napoli, veloce, rapido nello scambio, meno agile per la verità centrocampo, dove Romano e Bagni non sembravano i migliori, il primo perché appannato nel ritmo, il secondo innervosito dai falli di Bonacina probabilmente, contro questo Napoli, dicevamo, solo la fortuna poteva aiutare i bergamaschi. Ed infatti quando al 17° Romano scambiava con Maradona e dal suo piede partiva un pennellato cross per la testa di Giordano, tra i migliori in campo, Piotti deviava di intuito oltre la traversa. Meno evidente di altre volte Carnevale, eppure in grado di far tremare il portiere atalantino, allorché ad imbeccarlo era stato Maradona, ma dopo saggio lancio di Renzo. Napoli tutto in avanti con i difensori pronti al tiro, come gli attaccanti erano disponibili ad dar manforte in difesa. Una partita che solo Redini non ha capito e che ha fatto di tutto per intracciarne il corso, segnato ancora prima che cominciasse. Anche in questa occasione, per esempio, ostacola in qualche modo gli azzurri al tiro con Ferrara. E ditemi che non è sfortuna questa, con traversa centrata in pieno la Maradona al di qua della linea di porta. Meno male che anche il Napoli risponde da par suo, anzi risponde Garella, deciso a riscattare l'errore commesso in campionato. Sempre più preciso Maradona sui tiri da fermo, sempre più prodigioso l'istinto di Piotti. Il Napoli continua a premere ed a collezionare azioni pericolose. I cross di Diego sono al basso ed anche la testa di Bagni è precisa, ma il corpo del portiere si trova ancora sulla traiettoria giusta. Doveva chiudersi sulla 0-0 il primo tempo, era scritto. Ed allora, anche quando per Carnevale il tiro conclusivo sembrava cosa fatta, la spalla di Romano rinviava. E con conclusione in area atalantina, Redini fischiava alla fine della prima parte. Porta stregata? Forse sì. Ed allora si cambia campo, è nelle regole del gioco, è nelle regole anche il momento di riflessione negli spogliatoi. Bianchi ammonisce che non si può continuare ad avere tutto contro. Così l'insistenza degli azzurri comincia subito e più spesso Renica fluidifica per affidare a Giordano la possibile conclusione. Poi la panchina cambia sola per Muro, Bagni avanza di quel tanto per migliori e più precisi assi che il fresco nazionale non stupa, stangando a rete una palla che viaggia su tiro di 100 km all'ora. 1-0 esalta non soltanto il pubblico, ma anche gli azzurri e più di tutti Renica, che negli spogliatoi, al microfono di Carlo Verna, ricorda il suo bolide. Vista. Com'è che fa? Mi ha segnato un gol a tanta velocità? Sì, penso di sì. Per fare passo modesto, però mi era già riuscito un tiro di questa potenza, perché diciamo che è anche il mio colpo forte. Tre minuti dopo il primo gol, una perfetta triangolazione, Muro, Maradona, Muro, concede il bis e Piotti resta di tasca. Bianchi non si scompone e di piano. Il primo tempo oggi sembrava non volesse mai andare dentro la palla, poi dopo i ragazzi hanno fatto anche un ottimo secondo tempo. Comunque per la vittoria aspettiamo il ritorno. Si apre l'Atalanta alla ricerca del gol in contropiede, ma le retrovie del Napoli sono attente. Lo sono un po' meno per la verità quelle bergamasche, spesso costrette a ricorrere al corner. E proprio dalla bandierina, il piede destro vellutato di Muro prova questa volta Bagni in proiezione offensiva. La sua testa non perdona. E il 3-0 si conferma, come dice Maradona, che il Napoli vuole vincere sempre e tutto. Si vede che noi prendiamo tutto sul serio, perché
tutti quanti dicevano che a noi non ci importava la Coppa Italia, non è vero, perché abbiamo fatto con il Cagliari due grandissime partite e adesso abbiamo fatto una grandissima partita con l'Atalanta. Maradona ti abbraccia dopo il gol e poi esce abbracciato quello che ti fa i complimenti, che hai cambiato la gara il secondo tempo. Diciamo Napoli-Atalanta, speriamo che sia di buon auspicio. Sì. 3-0. Ce lo auguriamo tutti, Gennaro, anche perché l'Atalanta è un'ottima squadra. Sicuramente verrà a Napoli, verrà una squadra aggredita, vuole aggredire il Napoli. Però il Napoli con il palleggio, perché loro giocano a uomo, uno contro uno, e il Napoli se riesce a uscirne fuori dal palleggio può fare benissimo. Benissimo. Franco, Napoli-Atalanta. L'Atalanta è una squadra forte, va attaccata, secondo te? Sì, va attaccata, però bisogna stare attenti perché anche l'Atalanta c'ha degli ottimi contropiedisti, se vogliamo, perché tu hai ragione, giocano uomo contro uomo, quindi possono rubare palla e avere gli spazi per fare una partita difficile comunque, secondo Massimo, me. Massimo, mi spieghi come ci potrebbe arrivare, che addirittura si parla anche di sesto posto. Sì, oltre in effetti se l'Atalanta oppure diciamo una squadra che arriva la Roma che arrivassero al quinto posto, se vincono l'Europa League liberano un posto in Champions e quindi sarebbero sei squadre italiane, quindi anche il sesto posto potrebbe essere utile, naturalmente se vince la quinta tipo Atalanta o la Roma, quindi diciamo così c'è una bella possibilità, anche se però noi da tifosi pensiamo che Napoli possa andare, però dobbiamo dire che Napoli purtroppo quest'anno non ha mai fatto tre vittorie consecutive e io mi auguro invece vedendo proprio il diciamo così le partite, io penso che se possiamo vincere l'Atalanta in casa e assolutamente dobbiamo battere il Monza e il Frosinone, perché le tre vittorie ti possono dare naturalmente un entusiasmo, ma soprattutto mettere fiato alle altre squadre che stanno avanti a te. Però la statistica dice che Napoli quest'anno, facciamo gli scongiuri, non ha mai vinto tre partite consecutive. Andiamo a vedere invece un filmato dedicato al giovane Nikita che ha perso la vita tragicamente, dove noi abbiamo partecipato a questo memorial di 1 minuto e 10 secondi, io, Filardi, Capone, Gerardo Cerboni, il coordinamento dove è stato organizzato da Corrado Mancepi, papà del ragazzo, un abbraccio forte ovviamente. Andiamo a guardare questo filmato, prego la regia. È per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri 100. È per te, forse non sarà molto la tua storia, lo so, meritava più ascolto e magari chissà se io avessi saputo t'avrei dato un aiuto, ma che importa oramai, ora che puoi prendere per la coda una cometa e girando per lui ricordare Tonino Nacarlo,
un tamburista degli Ultra che suonava i tamburi, che è andato ad altra vita, tra l'altro anche parente, è uno dei tifosi storici. Quando facevamo la fusione Commandos Ultras, c'erano lui, il fratello Gennaro Nacarlo, che faccio le condoglianze alla famiglia Nacarlo, poi c'era il mitico Enzo Musella che suonava i tamburi, c'erano i fratelli che poi non c'è più, di Salvatore Buonomo, perché eravamo un gruppo fortissimo. E io colgo l'occasione per salutare tutti i miei amici che li ho incontrati in occasione della dipartita di Tonino Nacarlo, che ricordo con grande affetto. Torniamo al calcio giocato, che siamo proprio in conclusione. Franco, sì, tra un po' c'è la nazionale, Spalletti ripropone, non sappiamo ancora quale sarà la formazione. Massimo, davanti alla telecamera, sei bellissimo, tu che fai televisione sei stato bravissimo. Allora, Franco. Beh, io credo che adesso si inizia veramente il ciclo Spalletti, no? Perché insomma c'è da un po' di tempo, ha avuto modo di, come dire, di visionare molti calciatori, e da questo trarrà la formazione migliore. Io credo che l'Italia, tu lo sai, è sempre competitiva se fa l'Italia, quindi sono fiducioso. Sinner è andato a trovare la nazionale, tra l'altro la Spadone e Meretta, pure Spalletti che l'ha ricevuto alla grande. È il nostro orgoglio, da italiani siamo tutti orgogliosi di questo fenomeno. Vedo a Massimo con una tot, per quello dobbiamo allora... No, lo dobbiamo perdonare perché hai portato una torta, va bene. La torta a Gennaro, mille, ha attestato che il sangue è azzurro, cuore azzurro, certificato numero 1000 trasferte, Gennaro, decano del tifo napoletano. Grazie Massimo, bel pensiero, bello, grazie. E poi dopo ce la mangiamo. Per le 1000 trasferte, questo mille è grande, ci hai pensato solo tu. Eh no, vabbè. Mi fa piacere, è stata una bella cosa. Franco, dicevamo che la nazionale tra un po' va in campo, tu credi che abbia un futuro questa nazionale con questo allenatore? Beh, Spalletti è una garanzia, no? Anche se mi contraddico, perché diamo troppa importanza agli allenatori, ho detto poco fa, però c'è anche, come dire, allenatori che purtroppo non sanno fare bene il loro mestiere, no? Spalletti è uno di quelli che lo sa fare. Però quando ci sta qualche garanzia, allenatore che ti toglie quelle poche percentuali disponibili, c'è, cioè chi le mette ed è fondamentale. Ma perché tra il togliere e mettere poi diventa tanto, no? Certo. Lo chiedo a te e mister, ai tre mister qua, uno affianca l'altro. No, ma Spalletti è anche bravo a motivare la propria squadra, quindi è quello che è mancato quest'anno secondo me al Napoli, cioè è molto vicino ai giocatori, li stimola continuamente. È quello che è mancato quest'anno, diciamo. Rossari, qual è la tua polemica? Hai detto... No, io ho detto le percentuali, rivolgiti a Muro. No, perché pure a te le faccio. Le percentuali non le facciamo più. Ma lascia stare le percentuali. L'allenatore, Franco, dice che non sono i giocatori che vanno in campo. Me ha detto Agroppi per anni, ma l'hanno detto tanti allenatori. L'ha detto Rivera, l'ha detto Inzaghi, l'hanno detto tanti personaggi importanti. Che se tu, per pure che ti dà il 15-20, però se tu poi vai di sotto e penalizzi la squadra, diventa poi così tanto, no? Da quel poco che devi dare, poi ne togli altre, quelle che stanno fatte. Io ho fiducia in Spalletti, però vediamo la partita. Una cosa non mi convince, ho letto una probabile formazione a terzino sinistro, quello dell'Inter che gioca a destra. Bastone. Come? Bastone, Darmian. Darmian sì. A sinistra. Perché è un mancino, Dani? Ma lui è 3-5-2. Ma pure Zambrotto, ricordiamoci che... Ma a terzino, sto parlando del difensore. Difensore fruttificante, però. Come difensore. Perché Darmian fa tutti i ruoli, non mi sbaglio. Sì, ma a sinistra lo vedo meno bene che a destra, secondo me. Staremo a vedere. Io dico che Gennaro, Spalletti... Ha spesso ragione, però, il mister, anche perché, insomma, è il più esperto di tutti noi. Quindi stiamo attenti, Io farei... in Italia ce ne sono di mancini, no? Che gioca. Perché deve giocare Darmian? Di Marco che è fortissimo. Ma lui nell'Inter gioca a destra, d'accordo con, come si chiama, il... Di Marco. Di Marco. No, lui non gioca con Di Marco. No, Di Marco gioca a sinistra, dice Franco. Allora tu togli uno che è titolare in quel ruolo e metti quell'altro da quell'altro lato. Gennaro, Di Marco c'è un po' da riflettere. Di Marco è un punto di forza dell'Inter, sì. Non dimentichiamo, è un giocatore straordinario. Ma Di Marco, ma fanno infatti, non a caso, dicevo, l'ha tolto 2-3 volte e l'Inter ha sofferto. Giocano Di Marchi e Bastoni, e dall'altro lato, dall'altra Darmian. Parte c'è Darmian e l'olandese, come si chiama? Amfrim. Allora dico, prendere uno che è abituato a giocare a destra e farlo giocare a sinistra in nazionale. Staremo a vedere. Gennaro sta giocando molto bene Pellegrini della Roma, che era messo molto bene. Allora Ciro, il tuo pensiero? Il mio pensiero su Spalletti? Te l'ho detto già l'anno scorso. Tu gli dai 80 pure in nazionale, perciò già abbiamo in di mondiale allora. No. E gli europei.
perché poi che litigo con Massimo Spannelli, capite? Allora non voglio litigare se parliamo bene di Spalletti, no? No, io ti dico che Spalletti secondo me o farà bene o farà male questi europei, non penso che arrivi ai mondiali, penso che la sua futura panchina sarà quella bianconera. La Juventus? Penso, sono convinto di questo. Perché non andiamo manco ai mondiali stavolta? No, ho detto o sarà o vincerà gli europei o per me non andrà ai mondiali e siete va sulla panchina. Non andrà lui, ma non andrà lui, non andrà lui. Speriamo Spalletti, di andarci, perché noi parliamo di Spalletti, non andrà lui. No, guarda, devo dire la verità, non mi piace a me né i mondiali né gli europei, senza l'Italia è bruttissimo. Comunque alla fine è sempre la nostra nazione, anche se ci maltrattano, ma la nazionale perché ci maltrattano, però ricordiamoci che noi siamo un punto importante della nazione, per la perché Napoli è Napoli. Ma anche per Spalletti, però sono sicuro che andrà poi in un futuro a sedersi sulla panchina. Iniziamo a chiamare Gino Da Vinci, vieni Gino, mentre finisce il dibattito, che poi devi concludere. Allora, siamo in conclusione, noi intanto ci vediamo giovedì per Napoli-Atalanta, concludiamo con la nazionale, vieni Gino, vieni, posso, bello della diretta, come no. Posso passare? Vieni. La stessa cosa che è successa, vabbè, scusate le spalle. Dopo l'abbiamo perdonato e chi ha portato la donna. È normale, chiaro. Allora, non ti muovere di qua. Sì. Allora, concludiamo, la nazionale, vuoi aggiungere qualche altra cosa, Ciro? Mister? Speriamo che vinca. Vabbè, queste sono amichevoli, non è che contano. Ricordiamoci che dove Franco hanno vinto, che lui poi dicono che non ha giocato, ma ha fatto parte della spedizione. Ma Franco ha partecipato alle qualificazioni, che poi è stato protagonista, poi per poi fare la finale. Beh, Gennaro, se non fai superi le qualificazioni, noi è come adesso che non le abbiamo superate. È importante, tanto. Abbiamo capito che comunque vincere fa sempre bene. Poi queste partite fanno bene perché fai esperimenti. Vedete giovani nuovi, adesso mi pare. Anche se per te è un esperimento sbagliato, perché darmi a sinistra. No, ma perché dico ci sono i mancini che giocano a sinistra? Perché... Ma ci trovo, lo vedi. Ma io non ho detto che questo. Non ho detto questo sbaglierà, ho detto a me non mi convince. Ci convinci. Prima gli dai la bocca. Gli auguri buona pace. Se il mister non ti piace, perché parli tu? Il mister non gli piace giocare a questo. Ma perché poi deve piacere a quello che piace a te? No, io mica ho detto questo, ho detto il mister lo vede, lo prova, vediamo come va. Allora partiamo da questo, il mister si è seduto. Può darsi che ci smentisce. Lui si è seduto sulla panchina del Napoli in prima squadra contro la Juventus. Si è seduto sulla panchina che il torneo di Viareggio e l'ha vinto, l'unico nella storia. Si è seduto nella finale Napoli-Verona 4-0, no, sulla di Coppa Italia. No, sulla finale, abbiamo fatto 6 partite prima di arrivare alla finale. Sì, infatti, stavo dicendo, la finale di Coppa Italia. Sì, e poi parlo del torneo di Viareggio, hai portato la finale e hai vinto, no? Per cui può parlare più di te. Io parlo male del mister. Tu lo sai. Io devo parlare solo bene del mister. Parla male, che parla per male. Per me è come un padre. Ma meno male, ti sei ricordato che ti ha portato in prima squadra? Cioè, meno male, sempre. Allora, Gino ha portato pure il violino. Il problema della nazionale... No. Che sfiolinate, vai. No, dicevo, il problema della nazionale non è Spalletti, che gli auguriamo tanto di questo bene, anche da noi tifosi napoletani, è sicuramente un ottimo allenatore. Il problema della nazionale è che non abbiamo calciatori italiani, cioè se fino a quando le squadre... giocheranno con 10 giocatori stranieri o giocatori italiano, c'è proprio non ci sono i giocatori, cioè c'è la nazionale. 10 giocatori stranieri, dove li prendono? Ragazzi, c'è la nazionale, vai, perché dobbiamo concludere con Cino. Speriamo che vada bene il nazionale, ma soprattutto vada bene il nostro amato Napoli. Ringrazio i miei amici Grumo, Sant'Arpino e dintorni. Un bacio soprattutto alla piccola. Un bacio a te. Chiudiamo. Visto e considerato stiamo parlando
No, no, perché sono eri vecchio. Piccolo. Vai, andiamo col trailer, se c'è, c'è? C'è, ok. Ehi, domani ti vengo a prendere col cavallo bianco, eh? Sì, ti è arrivato D'Artagnan. Dice che a Maradona l'andava a fare 13 miliardi. Palumelle non capo il trust serie. E se si è esposta a così vuoi... Cresta, rima, non ti imparare una canzone, ma giù sei parole. Forza Azzurri, dalla curva. Insieme camminando, con futuro in davvero, per tutte via Roma, e al tuo fornesso mare. Me dicen que hay amor. Campione, 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 tu sei un po' che tutto quanto, casi sei un tempo buono, era da luce a chi non campa, a chi nessuno vede. Ecco, anche il ricordo, bello. Anche il ricordo del nostro Angelo Azzurro Luigi della Ragione, ricordiamoci anche di Giorgio, l'avvocato Duccillo Santoro. Passata d'altra vita. Ma stanno vicino a noi. Stanno con noi. Spiritualmente, insomma. Allora. Stivasa su Bucia di Checco D'Alessio, Sergio Donati. Io ci tengo sempre a dire gli autori. Perché... Grandi amici tutti e due. Checco grandissima a Festival di Sanremo. Sì, è stato con Gioielliere. Facciamo un grande applauso. È stato un po' l'orgoglio della nostra Napoli moderna. Quando ce l'ho, ce l'ho. Noi vi lasciamo con Gino Da Vinci, con questo suo pezzo storico. Stivasa su Bucia, però mi devi promettere, perché il nuovo che sarà sempre Forza Napoli, ci rivediamo giovedì per parlare ancora più approfonditamente di Napoli e Atalanta, con la speranza di ottenere una grande vittoria e sperare per la Champions League. Forza Napoli ragazzi, ciao a tutti, buonanotte. Stasera io cuore mio Cartagena era per scegliere.
cucina e che la vita mia la sono innamorato non ho mai che giù a nascere. Questa non è casa mia, non mi trova con moglie ma perché la ramerai non assai, ma sto con una femmina. Sti vasi son cucina, perché la vita mia la sono innamorata. Ciao a tutti, buonanotte. Forza Napoli, sempre. Tutti napoletani, è stato presentato da Euronics, gruppo Tufano. Collezione Regine. Papallo. Tifosi napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Sconta l'IVA! Smart TV LG 4K 43 pollici, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi a fine agosto. De'Longhi friggitrice ad aria con tecnologia Rapid, 79 euro. I prezzi più bassi sempre, altrimenti... Euronics sconta tutto, persino l'IVA! Euronics, un mondo più avanti. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Ma migliaia di sì che hanno sigillato l'amore delle coppie che ci hanno scelti. Abbiamo negli occhi la felicità di tante persone che hanno raggiunto traguardi importanti, che con onore ci siamo pregiati di rappresentare. Abbiamo nel cuore l'emozione di tanti sorrisi ricevuti in dono da chi. E abbiamo voglia di testimoniare tante altre storie ancora non realizzate. Non è un sogno. Sei da Collezione Regine. Bomboniere e articoli da regalo. Corso D'Amato 59, Arzano. Gruppo Papallo. Di vendita, assistenza e noleggio.
Qualità certificata, servizi su misura e prezzi che fanno la differenza. Vieni a trovarci nei nostri showroom a Napoli in via Nuova Toscanella 25 e 75 o in via Chiatamone 25. Sul autopapallo.it oppure seguici sui nostri canali social. Confetti Maxtress, con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Questo mese, Fosi Napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Ciro Caffarelli, come stai? Bene, grazie Dino, benvenuto. I complimenti a questa azienda, a questa eccellenza campana che da oltre 60 anni è un'azienda performante e operativa a 360 gradi, non soltanto sotto il punto di vista della comunicazione. Però c'è da dire comunque che come nostra strategia di comunicazione cerchiamo appunto di perseguire l'omnicanalità, ovvero presenziare su tutti i principali mezzi di comunicazione, andandola a perseguire nel proprio fine strategico, ovvero snellire quello che è il processo di interazione tra il cliente, quindi il consumatore finale, e l'azienda in questione, in questo caso Euronics Stufano, noi. Dare una coerenza informativa in tutti i canali e i punti di contatto con il cliente, andando a migliorare l'esperienza. Nei confronti del brand. Fare la spesa. Scusate, ma che ci fate con la canna da pesca? Ho promesso a mia moglie che. Ma pensi che me resta in canna? E perché? Ho pescato 3 lattine in una busta di plastica. Mi date una bella pezzogna? E poi che dite a vostra moglie? Che l'ho pescato io con la canna. Da Fish & Skin il pesce è talmente fresco che non sono accorto. La Fish & Skin non serve la. Si rifugiò nel mondo dei balocchi. Papà, ma siamo stufi delle solite favole. Perché non ce ne racconti una nuova? E va bene, amore. Allora stasera vi racconterò la favola di una principessa di nome Anna che viveva in un mondo. Minimi dettagli e ultra accessoriati, kitchen design senza eguali, ignifughe, idrorepellenti, anti-impronta, con cestelli completamente. Tutto complete di ogni elettrodomestico e accessori. Ma
Ma papà, ma questa è la storia della nonna. Sì, amore, questa è la storia di Anna Stilo. Anna Stilo, provate per... Manzo Vincenzo, il fabbro per eccellenza. Tanta creatività per realizzare in ferro ed acciaio tutto ciò che si adatta ad ogni tua esigenza. Grazie a una esperienza tramandata da generazioni, realizziamo infissi, serramenti in ferro. Assistenza di serrature di ogni tipo e marca. Manzo Vincenzo, ci trovi a Casandrino, in Viale Olimpico numero 5, sul web www.fabromanzovincenzo.it. Free Bubbles, i detergenti alla spina, una scelta economica ed ecologica che consente un notevole risparmio. Acquista solo la quantità di prodotto desiderata e riutilizzala più volte nel tuo contenitore. Scegli Free Bubble e non te ne pentirai.